E bella a tutti i signori, benvenuti a questo nuovissimo episodio di Mario 64. Nuovissimo episodio. Oggi andremo a fare l'area numero 12, che è anche una fra le mie preferite. E quindi niente, andiamo. Ricordo come sempre di lasciare mi piace per dare supporto a questa serie ogni volta di più. E poi, signori, non mi sta facendo sentire molto, però qualche video quando posso, come vedete, ve lo pubblico. Purtroppo, raga, con la scuola e tutto il resto non riesco a stare molto collegato anche con YouTube. E niente. Allora, saliamo qua. Ma cosa devo fare? Saltare indietro. Ma perché di quella cosa? Ok. Andiamo di qua. Saltiamo, che alla fine dobbiamo saltare da quella parte. Ok. Giuro che non me lo ricordavo, raga. Cioè, proprio devo dire, raga, l'ultima volta che ho completato Mario 64 è stato quando avevo 10 anni, quindi 4 anni fa, praticamente un anno prima di aprire il canale. Sì. Quindi sì, perché non credo, raga, di aver aperto il canale da quando ho 10 anni, no? Da quando ho 11 anni che esiste il The Crazy Gamer. Sì, quindi neanche da più di tanto. Here we go! E ora, raga, che ne ho quasi 15, insomma, sto ricompletando di nuovo questo gioco, insomma, che pensavo sinceramente dall'ultima volta di non toccarlo più, perché mi aveva stancato già rigiocarlo quando avevo 10 anni, figuriamoci adesso che ho praticamente quasi 15 anni. In realtà la mia sensazione devo dire che è cambiata, perché ora lo porto molto volentieri qua per voi su YouTube Italia, ma questo perché voi non l'avete mai visto, magari, poi non lo so, cioè, io sto supponendo, raga. Comunque vabbè, dobbiamo andare dalla scimmia che ci deve liberare la stella. La scimmia del cacchio, però. Bene, guardalo. E la Madonna. Ora pam param param pam. Porca trotola. Se cadevo, non le bestemmie che tiravo fuori. Uffa, non può stare zitta la scimmia, no? Ma niente, la scimmia si deve liberare questa stella che c'è dentro la gabbia. Però prima la dobbiamo prendere, di fare la strada.
resa. E adesso gentilmente mi liberi quella cavolo di stella, capito? Bravo. Ok. Ehi, abbiamo capito, porca trotta. Va bene. Buttala giù. E bravo, basta. Adesso il problema è centrare bene il buco. Cosa che non ho fatto io il tank. C'è un applauso, raga, al fail più stupido del gioco che ho fatto io, ma va bene. E beh, però non lo sai, ragazzi, e siamo a 91 stelline, porca trottola. Ricordo, manca sempre, ma sempre meno monete rosse. Quelli che odio di più, la madonna. Che poi, raga, in verità in questa area sono praticamente le più semplici. Però per me sono le più semplici, perché ci sono aree che sono state molto più complicate. E tranquilli che voi ancora non mi state venendo a sperare in sto gioco, solo perché io l'ho giocato a sto punto, questa qua è la quarta volta che lo rigioco al 100%, quindi sì, non mi vedete sperare proprio perché sto giocato alla rinfusa. Devo dire, meno male che mi ricordo come si gioca. E dai. Ma porca di quella cosa, ma non è così difficile. Quando ero piccolo non rompevo così tutte le balle per una moneta, ma adesso sì, però. Perché mi rendo conto che dopo un pochettino mi rompo anche le balle. Dovrei essere sempre così. Oh, grazie. Ok, se muoio qua mi suicido proprio. E che cazzo, non si vede nulla. Sì, vabbè, da lì sei più tranquilla che non ci arriverò mai. Ok, sono felice così. Bene, quarta stellina. No, mio Dio, il mistero della montagna, no. Evitare è come quella stella segreta praticamente dello scivolo. Sì, esatto, perché anche qua c'è un fottutissimo scivolo. Yeah, tranne che qua, meno male, la stella non è doppia a prendere nello scivolo, ma è singola. Quindi ci godo troppo. Ecco, raga, sta cominciando a laggarmi di nuovo. Benissimo. Mamma mia, quanto lo sto odiando il lag in questi giorni. Ok, dobbiamo entrare qua.
Che roba. E qua il bello è che c'è una bellissima fottitura alla fine, che è bastardissima. Io il periodo che ci giocavo mi fotteva sempre, ora non mi fotte più perché vado da questa parte, e invece andavi dritto, andavi proprio dritto alla morte, non andavi dritto alla vittoria per niente. Poi raga, per il resto come scivola è abbastanza semplice. Ok, presa. L'ho detto raga, questa qua è l'area più divertente del gioco praticamente. Vabbè raga, non contiamo la tredicesima, la tredicesima. Mamma mia come ci sclero. E voi raga praticamente non capirete niente raga nel prossimo episodio, perché la prossima area è l'isola gran piccola. Che rimpianti. Cioè che rimpianti. Il fatto di merda che ho fatto con quell'area, ci sono stato giorni per finirla e non voglio metterci più ore per finirla e farvi tagli, perché sennò raga giuro che direttamente la salto e vado alla quattordicesima, giuro, e anche se non voglio. Vabbè raga, ma ora non pensiamo all'area 13, dai. In fondo quello viene dopo. Adesso c'è la parte più se... cioè praticamente più complicata dell'area, sì. Perché ora c'è una bellissima stellina nella cascata, appunto. Eccola qua, 94 stelline. Ciao, mia signora, sto diventando veramente invincibile, mamma mia. Stella numero 6, ok, poi vado a farmi possibilmente le 100 monete e poi chiudo l'episodio. Ah, andiamo qua direttamente, così arriviamo qua. Allora, prossima stella. Non è una delle più semplici, ma neanche delle più difficili. Dobbiamo attivare un cannone. E poi da questo cannone ci spariamo nel fungo. Niente di più difficile particolarmente. Ora andiamo nel cannone. Ecco, vedete qua questo fungo. Poi ci dobbiamo lanciare sopra, sperando di centrarlo bene. Io andrei così. Bene, bene. E ora vado a farmi
la strada delle 100 monete e poi chiudo qua il video. Ok ragazzi, sono arrivato a 97 monete. Allora, dobbiamo andare di qua perché ci sono le ultime 3 monete che ci prendiamo. Scendiamo, grazie. Ok. Signori, io dopo questa stellina vi dico che noi ci vediamo sempre, anzi come sempre, al prossimo episodio. E ciao!